Grazie, grazie, grazie. Mi piace questo clima incandescente. Io sono uno sportivo e come tale amo la lotta. Sì, beh, vabbè, ma non perda tempo in preamboli inutili. No, venga al sodo, per favore. Veramente? Basta zitto e non reagisca, altrimenti la sbatto fuori. Ma chi è? Ma chi è? Lo bello? Silenzio, avanti, 2 minuti di tempo per parlare, via! E va bene, va bene, va bene. Dunque, ragazzi miei, anzi, amici miei, io vi chiamo amici perché amo i giovani. Io non sono qui per rimproverarvi quelle solite cose che vi rimproverano tutti. Oh, meno male. Sì, meno male. Sono sempre le stesse. No, io sono qui come uomo di sport, vecchio sportivo ma ancora sulla breccia, per farvi un altro rimprovero. Ma perché, ragazzi, non amate lo sport? Voi lo sport? No, non lo amate, ma vi rendete conto di dove andiamo a finire? Per voi, non so, l'atletica leggera è troppo pesante, si vede. E l'atletica pesante la prendete alla leggera, ma non so, ma ragazzi miei, ma gli stadi sono, non ci sono più giovani negli stadi. Ma non so, non parliamo poi di calcio, perché avete visto che figura hanno fatto i nostri giovani, e pensare che i Meazza, i Piola, i Ferrari, tutta gente di 50-55 anni, hanno vinto 2 campionati del mondo, momento, ragazzi. Momento, li hanno vinti 30 anni fa, quando erano giovani. Sì, va bene, ma questo... Ma questo non vuol dire, quello che conta è la grinta, è la volontà che avevamo noi. Ma lei lo sa che le 6 giorni noi le facevamo in 3 giorni soltanto? Ma mi faccio il piacere! Gigo, ma mi faccio il piacere! Lei non ha mai sentito parlare di Meroni, Gigi Meroni? Gigi Meroni, vuole che non abbia sentito parlare di Meroni. E allora, è un campione ed è uno dei nostri, anzi, ultimamente, per farsi più bizzo, ha fatto crescere la barba. No, guardi, la barba io credo che se la sia fatta crescere per non farsi riconoscere. Perché con quello che è stato pagato ha fatto poco per ora, poco, poverino. Alti, il tempo è scaduto. Come è scaduto? E il recupero? Ma qui non si concedono recuperi, specialmente con le persone che parlano male dei nostri. Avanti, prego, ma mi faccia piacere. Avanti, chi è il primo con le domande? Lei dice così che noi giovani non amiamo lo sport. Lo sa che Adriano Celentano da un po' di tempo a questa parte va a cavallo? Ma Celentano si è dato all'Ippica. Bene, era loro. Ma cerchi di non svisare la domanda, per favore. Tutti i giornali portano le foto di Adriano col suo cavallo. L'avrà viste, spero. Sì, sì, le foto le ho viste. Ma siccome erano venute male, non sono riuscito a distinguere qual era il cavallo e qual era... Io. Ah, sì. Voi vecchi, vi ritenete tutti dei grossi sportivi, solamente perché andate a vedere le partite di calcio. Ma quello è tifo e basta. Secondo lei, significa fare dello sport, tirare le bottiglie in testa ai giocatori, scavalcare le reti di protezione e rincorrere gli arbitri poi? Giovanotto, si ricordi che per inseguire un arbitro che scappa bisogna essere fior di atleti. Lei non sa la velocità che acquista un arbitro quando è inseguito. Guardi che io porto cifre, sa, no? non parole. È provato che un arbitro completo di cappotto e valigia, quando fugge, percorre gli 800, gli 100 metri in meno di 8 secondi. Lei faccia il suo conto. Lei sa che noi giovani siamo contro la violenza, perciò io le chiedo, il pugilato secondo lei è uno sport o una manifestazione di teppismo legalizzato? Grazie. Ma come teppismo, signorina mia, ma come teppismo? La boxe è stata definita la nobile arte. Io non so, quale teppismo? È una disciplina dura, d'accordo, però è necessario, lo sport deve essere anche sofferenza. E le parla uno che modestamente in gioventù ha fatto del pugilato. Ah, ho trovato, ecco perché lei parla come un suonato. Non Guardi, non mi offenda, sa signorina, non mi offenda. Come suonato? Io ricordo quegli anni come i più belli della mia vita. Ah sì, ricordo il primo combattimento, quando sono salito sul ring. Era un peso leggero. E all'ultimo? All'ultimo era un peso morto, perché...
Senta, può darsi che noi giovani non amiamo determinati sport, ma ve ne sono altri che hanno ricevuto un grande impulso per merito nostro. Per esempio, non si è mai vista tanta gente andare in montagna a sciare. Questo non è forse uno sport? Ah, lei parla dello sci, sì, della montagna. Sì. Beh, a parte il fatto che le montagne di oggi mi fanno ridere. Un momento. Perché non sono più le belle montagne alte di una volta. Scusi, ma perché sono mine anche le montagne adesso? Senta, signorina, non mi faccia dire quello che non vorrei dire contro le montagne. Ma poi, mi scusi, ma che specie di alpinismo è il vostro? No, proprio non lo capisco, è fatto di automobili, fatto di funivie, fatto di impianti di salite, di grandi alberghi, di serate danzanti. Ma quello è sport. Ah, ma io ricordo quando ero ragazzetto e andavo in montagna con mio fratello maggiore. Quello sì, quello era sport. Noi ci alzavamo all'alba, sa? All'alba, sì, preparavamo il sacco, mi ci mettevo anch'io. A preparare il sacco? No, io mi mettevo dentro al sacco. Mio fratello si metteva il sacco in spalla e andavamo. Ah! Quanti chiodi abbiamo piantato? Sulle pareti? Per scalare? No, negli alberghi per scappare. Sì, ma questo per dirle... Questo per dirle lo spirito di avventura che ci animava. E lo sci come lo facevamo noi, quello era bello, quello era sano. Noi ci mettevamo le racchette ai piedi, sa? Gli sci in spalla... E via, e scalavamo le vette così, a piedi, piedi. Adesso cosa fate voi? Voi con i soldi di papà prendete le seggiovie, gli ski lift, le teleferiche, i gatti della neve. Bello, comodo, ma è sport quello? Certo che è sport. Ma andiamo, ma non sapete che è addirittura pericoloso? Pericoloso? Sì, sì. Perché è pericoloso? Ah, perché, glielo spiego subito. Perché quando si sale con i mezzi meccanici, i muscoli non lavorano, il freddo... li irrigidisce e quando si mettono gli sci per scendere, tac, capita l'incidente. Perché la muscolatura non reagisce. È logico? Ragazzi miei, date ascolto a me, fate come facevamo io. Anzi, fate come faccio ancora io. Salite a piedi, scaldate i muscoli. E quando i muscoli sono caldi non avrete nessuna brutta sorpresa nello scendere. Va bene? E poi solo così potrete realizzare pienamente il motto mens sana in corpore sano. Arrivederci. Scusi. Cosa si è fatto? Una frattura in montagna mentre sciavo. Ma come? Senta, allora i muscoli caldi che fanno scendere sicuri? No, ma vede, io la frattura me la sono procurata non nello scendere con gli sci, ma nel salire a piedi.